Tamarri. Pronto, guardi dell'Orcio? Oh, Gino Castagna, com'è? T'ha a posto? Sei Castagna tu? No, ha sbagliato numero. No, io non sbaglio mai, sono Massimini di quarto. Figurati se sbaglio io, è un casino. Che cazzo ridi? Sto ridendo, mi vedi con il sorriso, vedi lo smile. T'ho mandato l'emoticons. No, non ti vedo nemmeno. Se mi vedevi al telefono eri dotato di problemi sovrannaturali, capito? Allora, devo mettere un albero in casa. Perché praticamente mi ha regalato una scimmia, vera, mica quella sulla spalla che c'è te che ti fai. Senti, quanto mi costa un albero? Però un albero con i frutti che la scimmia possa mangiare da sola, perché magari mi dimentichi di dargli a mangiare, almeno si nutre da sola, capito? Un banano. La c'hai? Un banano. Cosa mangia la scimmia? Le banane. E quanto è grande il banano? Boh, c'è di tutte le misure il banano. Ci sta in casa? In salotto? Voglio, ci sta, c'è 2 metri, 3 metri, 4 metri. E 4 metri, che cazzo c'è, una chiesa? Una casa normale, cioè. Banano non fa le banane in casa. E perché? Perché non c'è luce. Cosa vuol dire che non c'è luce? Che non c'è luce non fa le banane, deve stare fuori il banano per fare le banane. Ah, ho capito, banane, ho capito. Stai calmo un attimo che sto parlando, sto acquisendo... Oh, scemo di merda, sto acquisendo informazioni, stai calmo. Che ci metto un po' a capire che sto tutto fatto. Allora, facciamo così, ma senti, ma le lampade, quelle che servono per la ganja, vanno bene per far... crescere le banane? Ha voglia, quelle vanno, diventa un banano con le banane. Che devono crescere i cazzi sul banano, non ho capito. E le banane ci voglio, mica l'albero di cazzi. So che a te ti piace, che ti sento che sei gustoso. Come ho detto, cazzi, esce la bava anche dal naso. Che cazzo ridi? Se ti ha fatto chiamare mio cugino. O quello stronzo di tuo padre. Che cazzo me ne frega me della tua famiglia? Non ho capito io, ma che cazzo di confidenza stai pigliando? Scemo di merda, mi fa anche ridere, tutto pagliaccio sei. Ma che cazzo parli? Cosa sei, un pupazzo? Ti trovo da Toys R Us, senti come cazzo parli. Ma quanti anni c'hai? 12? Cosa sei, un bambino che risponde al telefono? Come fai ad avere un'attività commerciale che sei un infante, sei? E ridi, ridi, senti, se lasciami pure tu, vuoi vivere a casa mia? Ti do da mangiare le banane del cazzo che crescono sul tuo albero di merda. Ridi come il mio basso. Banano con le banane, ma se ci metti le lampade, se no banano senza banane. Va bene, ma si abbronza anche l'albero se mette le lampade. Certo. Facciamo l'albero di Carlo Conti. Ma che cazzo stai dicendo? Come mi droghi tu sei fatto? Ma guarda, sto scemo di merda. Vabbè, se mi sei simpatico, voglio regalarti qualche busta di bamba. Che senti che ti spacchi il naso, che sei tutto fatto. Bambino strafatto. Aspetta, ti passo un attimo mia mamma. Ma che cazzo me ne frega a me di tua madre? Ma come stai? Pronto. Ma che sei della famiglia di pazzi malati sterminati, mentali? Può ripetere, scusa. Ma che sei, sua madre veramente? Sì. Ma come state in quella famiglia? Ma io ho chiamato un coltivatore, uno che mette i piante omaggi. No, niente omaggio, qui è tutto a pagamento. Omaggi? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, ma com'è? Ti fai con tuo figlio? Ma fate insieme in famiglia. Personaggia. Te lo passo. Certo, che con lui dovevo parlare, dico con te, che cazzo me ne frega, sciroccata. E ride. Una famiglia di pazzi strafatti. Bambino! Senti, davvero, ci sta da fare qua. E a me che cazzo me ne frega, voglio comprare un albero? Ma scemo di merda, sto parlando con te. Che mi stai facendo innervosire, voglio un albero in casa con le banane, stavo scherzando. Passa a vederlo, ce li ho qua i banani. Passi di qua, te li faccio vedere, se ti piacciono li prendo. Va bene, come ci possiamo sistemare per la situazione dei soldi? La situazione dei soldi, porti i soldi, prendi il banano. Non porti i soldi, niente banano. Tipo, senza l'acqua la papera non galleggia. Però con me devi parlare senza avere quel tono minaccioso, capito? Perché sennò, sai cosa succede? Che ti infilo la testa dentro la terra che c'è là dentro il tuo giardino e cresce un albero di teste di cazzo come te, capito? Stai calmissimo quando parli con me. E quando sto parlando, scemo di merda, quanto costa il movimento? Ma vedi questo? Ma sai che ti piego, ti metto in tasca e poi ti riapro per vedere Google Map? Cretino. Senti, vieni da 12 euro a 2000, dipende quanto vuoi grosso il banano. È così, devi venire a vedere i banani. Ho capito, e ti dico quanto costano. Quando costano, senti come parla tutto fatto. Sei fatto, c'è il palato addormentato, Si è mangiato un pezzo di scaglia. Hai spezzato il sasso con i denti, devo spezzato. Devo fare il banco, ma ti devo lasciare. Devi fare il banco, ma te sei anche rapinatore, oltre che testa di cazzo. Pensate che personaggio. Vabbè, vengo là, metto a ferro e fuoco la tua attività, mi faccio anche tua madre e siamo a posto così, ok? Va bene, ciao. Pure babbo di minchia, sentilo, quanto scemo di merda. Tutto coglione. Adesso prendo la macchina e vado. Tamarri.